La prima puntata di questa serie di mini documentari dedicati alle pietre magiche del Piemonte è dedicata ad una delle più celebri, la pietra guaritrice di Santa Varena. Si trova precisamente alla periferia di Alessandria e abbiamo deciso di andarci in bicicletta come prima tappa di un giro tra le pietre magiche del territorio alessandrino. Lasciamo la stazione e giriamo a sinistra, raggiungendo Via Vecchia dei Bagliani, che ci porta fuori città in un attimo. Attraverso una periferia, per la verità abbastanza squallida, cerchiamo di raggiungere il sobborgo alessandrino di Villa del Foro. Queste terre in realtà furono abitate fino dal Neolitico, come dimostrano i siti archeologici di Cascina Chiappona e di Villa del Foro, appunto. Visitare questi luoghi in bicicletta ci rende più vicini al territorio e ai suoi abitanti, oltre ad essere più rispettoso per l'ambiente. Villa del Foro si trova a pochi chilometri da Alessandria. Il centro fu abitato dai tempi più antichi come punto di incontro tra le culture palafitticole dell'età del bronzo, del rame, dalle tribù gallo-liguri degli Statielli e dei Marici, fino a mescolarsi con i Celti transalpini, creando un fiorente commercio con gli Etruschi che occupavano parti della pianura padana fino all'Emilia. Nel secolo precedente alla nascita di Cristo, i Romani presero possesso del centro, creando la città di Forum Fulvi. Decaduta ben prima della fine dell'impero, le popolazioni gallo-romane si mescolarono con le popolazioni germaniche dei Goti e con i Longobardi, provenienti dalla Scandinavia. Le origini tedesche sono appunto i nomi dei santi Baudolino e Varena, a cui è dedicata la chiesa che si trova nel centro del paese e che durante il corso del Medioevo sparì per dare origine, con altre popolazioni locali, alla città di Alessandria. Sul lato sinistro, in basso della chiesa, si può vedere un masso affiorare dall'intorno. Anche in questo caso ci troviamo di fronte ad una delle tante pietre guaritrici del megalitismo piemontese che si trovano in queste zone. Da ricordare anche che a poche decine di metri si trova una piccola pietra coppellata, oggi usata come paracarro. Secondo la tradizione, il masso guarirebbe chi soffre di mal di schiena semplicemente appoggiandovi un punto dolorante e ripetendo la formula Santa Varena, fame passel, mal di schiena, o qualcosa di simile. La santa di origine elvetica si sarebbe fermata in questo luogo tornando dall'Egitto, compiendo miracoli. La leggenda dice infatti che ella avrebbe prodigiosamente spostato il masso, che si trovava fuori dal paese, forse nella borgata Parasio, nel luogo in cui si trova ora per strapparlo ai culti pagani, che gli abitanti della zona ancora praticavano nel Medioevo, ordinando di costruirvi sopra una chiesa cristianizzandone il culto. Lo studioso Roberto Gremmo ha notato che nella lingua locale la parola Varena significa appunto guaritrice. La spiegazione più sensata al riguardo della pietra e della sua leggenda è che essa fosse un menhir o parte di un complesso megalitico, visto la presenza di altre pietre sacralizzate in zona, o forse semplicemente un masso sacro agli antichi. In questa zona la presenza di strutture megalitiche è certa, ma la natura alluvionale della terra, l'agricoltura, la pesante industrializzazione, unita all'azione iconoclasta dei cristiani, ha cancellato gran parte di questo tipo di luoghi. Come abbiamo visto in altri casi, e data la persistenza del culto così radicato anche in epoca cristiana e impossibile da stirpare, è possibile che essa sia stata cristianizzata con la costruzione di una chiesa su di esso. Il fatto è che, come abbiamo visto, nonostante tutto, il culto è arrivato fino a noi attraverso la religiosità popolare e la Chiesa ha per una volta contribuito a conservare qualche cosa che altrimenti sarebbe probabilmente scomparso.